Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Magnus, oggi siamo qui su Dishonored 2. Naturalmente come al solito vi invito come sempre su un bel commento, un bel mi piace. Altro gioco che mi avete consigliato di provare sempre su PS5 per vedere sempre questo servizio di retrocompatibilità come funziona, visto che ci sta dando degli ottimi risultati, almeno per il momento. Uscito nel 2016, il primo sarebbe stato forse un po' troppo vecchio da portare. Proviamo il secondo e vediamo. Partiamo. Per cui, vediamo il lavoro di Bethesda. Rot, campagna, vuoto, ok. Facciamo sempre normale. No. Speriamo di godarci qualcosa. Perché celebrare l'anniversario di un omicidio? 15 anni fa, quando una pestilenza stava per distruggere Dunwall, un sicario assaltò il palazzo nel quale ero nata e pugnalò mia madre al cuore. In seguito, i mandanti dell'omicidio cercarono di usarmi come pedina nei loro giochi di potere. Ci sarebbero riusciti se non fosse stato per mio padre, Corvo Attan, che diede loro la caccia e sventò la cospirazione. Dopo tutti questi anni, sarò la regnante che mia madre voleva. Ora affrontiamo una nuova crisi. Un mostro che i giornali chiamano Uccisore della Corona sta eliminando i miei nemici, facendo ricadere la colpa su mio padre e me. Non so se imbarcarmi e fare vela per l'altro capo del mondo oppure far giustiziare tutti quelli che mi circondano. Oh. Sto cercando un po' giochi un po' più dark, perché generalmente era lì dove la PS4 andava un po' più in sofferenza. Fate attenzione, maestà. Non ho voglia di tutte queste cerimonie oggi. Grazie, quanto è brutto. Il vostro anello. Ecco, siete pronta. Grazie, Alexi. Apri pure. Tutti salutino Sua Maestà Imperiale, Emily Caldwin. Leali sudditi, attraversiamo tempi difficili, ma oggi onoriamo mia madre, Jessamine Caldwin. Che il suo ricordo sopravviva per sempre. Emily. Padre, sembri stanco. Ogni anno spero che l'anniversario della morte di Jessamine sia meno doloroso, ma non lo è. Vorrei fosse ancora lei l'imperatrice. Io non sono molto brava. Stai ancora imparando. Non preoccuparti degli agitatori. E prenderemo l'uccisore della corona prima o poi. La gente pensa sia tu. Che questi omicidi siano dei tentativi di proteggermi andati male. No. Qualcuno cerca di incolparci prendendo di mira i nostri nemici. Vorrei poter scappare da tutto questo. A volte lo fai. Credi che non sappia delle tue nottate sui tetti? Ah. Coraggio. La cerimonia finirà presto. Protettore reale e anche padre. Avrei dovuto proibire per legge l'unione di questi due titoli. Luci sempre spettacolari. Vostra Maestà, prima di iniziare con le cerimonie di oggi abbiamo un ospite inatteso. Il Duca di Serkonos. Ramsay dice che il Duca porta dei doni speciali. Davvero intrigante. Grazie a Luca Abele, Duca di Serkonos. Fa un po' di pressione. Dei meccano soldati. Incredibile. Che succede, Ramsay? Io non ho autorizzato tutto questo. Vostra Maestà Imperiale, Protettore Reale Corvo Attano. È nostro concittadino. Serkonos vi fa le sue condoglianze in questo triste giorno e invia doni dalla nostra nazione, la nuova stella dell'orizzonte meridionale. Vi siamo riconoscenti. Aspettate a ringraziarmi perché ora vi darò il più grande dei regali, la famiglia. Ecco la sorella perduta di Jessamine Caldwin, la legittima imperatrice. Delilah Caldwin. Impossibile. Mia madre aveva una sorella. Mia cara nipote, salve. Non è vero.
Mio padre era l'imperatore Yuon Jacob Colduin e Jessamine era mia sorella minore. Quando lei morì, purtroppo io non ero ancora pronta per mostrarmi a voi e fui costretta a lasciare Dunwall. Ma adesso sono tornata a casa. Se sei davvero la sorella di mia madre, sei la benvenuta qui a corte. Piccolo passero, annerito da brutti ricordi, sono qui per sollevarti dal tuo incarico. La promessa di mio padre, sussurrata in segreto tanti anni fa, e ora mantenuta. Attenta! Emily Colduin è figlia dell'imperatrice Jessamine Colduin. Protettore reale. Pensavi di farla franca dopo quegli omicidi, vero? Vivere nel mio palazzo ti ha protetto, ma ora basta. Voi tutti ascoltatemi. La legittima imperatrice è tornata. Salutate l'imperatrice di Lyna, la prima del suo nome. Arrestate Emily Colduin e suo padre per gli omicidi dell'uccisore della corona. Cosa? La tua spada non fermerà il mio cuore. Un momento, la batteria scatta. Ah, ok. Gioca nei panni. Nei panni di Emily. Ma scegliamo Emily. Gioca nei panni. Sì. Ti ricoprirò di freddo marmo. Mi si addice sempre di più alla storia. Tesoro. Con il tempo imparerai ad amarmi. Forse un giorno mi vedrai come la madre che hai perduto. Ma fino ad allora resterai fuori dai guai. Rinchiuderò Lady Emily nelle sue stanze e poi la porterò nella prigione di Goldridge. Mio padre perse tutto quando ero bambino. Ora indosso questa uniforme e mando i ventenni di pattuglia al Giardino delle Rose, invece che bere con quelli del club di tiro. Capitano, ho sentito urlare. Lady Emily, che cosa è successo? È tutto, Capitano Mayu. No! Ecco l'arma del protettore reale. Ma che razza di spada si piega in due? Sono a pietà. Gira una voce tra le guardie della torre. L'ultima spiaggia dell'imperatrice. Una stanza blindata nelle tue camere con tanto oro da comprarci un'isola. E dicono che questo anello sia una delle uniche due chiavi al mondo. Ok, le luci secondo me sono buone perché... Cosa... Cos'è successo? Abbastanza Alexi, bene. La sala del trono. Padre. Non posso fare niente da sola. Devo andarmene da qui. Ok. Usciamo dal balcone. Nesta. Ramsay sa cosa sta facendo. Quello è uno che farà strada. Ce l'ha nel bastardi, sangue. Sono in combutta con il duca di Serconos e Ramsay. Legittima imperatrice a prendere il trono, i Ramsay torneranno ad essere importanti a Dunwall. Faresti meglio a ricordarlo. Ora dove chiamo? Aspetta. Forse da qua ce la faccio a uscire. Ok. Delilah è una specie di strega, ma com'è possibile? Lady Emily, sta... Aia. Dov'è il protettore reale? C'è un colpo di stato. Mio padre è stato imprigionato, per così dire. Dovete fuggire dalla torre, dalla stanza blindata. C'era un capitano, stamattina, giù al porto. Cercava il protettore reale. Trovatela, scappate da Dunwall.
Alexei, mi spiace. Addio. Non sembri molto affranta, Valdore. Ok, qua sembra che ci sia abbastanza. Mi serve il mio anello. Oh. Non si aprirà senza il mio anello. Ce l'ha Ramsey. Ce l'ha Ramsey, ok. Allora. Devo pisciare. Oh. Allora, ok, questo è andato. Lo puniamo perché... Traditori. Attenzione che pensa che ci abbiamo già sgamato, no? No. Stanza blindata. Sta di là. Oh, porca miseria. Ma quando mai? Vabbè. Perfetto. Allora, c'hai... No, trasporto nemmeno, ok. Sì. Vediamo di scendere perché penso che stia giù, eh. Mazza, qua c'è sangue dappertutto. Ok. Da qua dentro, dici? Ci conviene secondo me sempre sbirciare un po' prima. Sensibilità un po' altina, eh? Apri. Con la sala del trono bloccata abbiamo il tempo che ci serve. Restate qui e fermate chiunque cerchi di passare. Tornerò dopo aver perquisito le camere reali, sempre che non mi chiuda per sbaglio in quella maledetta stanza blindata. Faremo la guardia se qualcuno del gruppo del duca dovesse tornare. Ah, emozionante. Tutto sta cambiando. Sì, l'ordine naturale si sta ripristinando. I Ramsey un tempo ospitarono il re. Cos'è stato? Sai che è meglio che ci spostiamo. Tra poco qui sarà impossibile respirare. Ci hanno quasi visto. Questa maga rude da morire. Perché non posso mettere vestiti normali? Allora, lei... Ce la facciamo, dai. Ok, non penso che mi vedete, no? Grande. Vieni. No. Ok, abbiamo preso. Saccheggiamo. Abbiamo l'anello. Non abbandonerà più la mia mano. Lo risparmiamo? No. Traditore. Okay. Questo Bravo. Era per mio padre. Hai fatto bene. Ci vendichiamo. Vado. Questa è opera di Anton Sokolov. È sempre un grande gioco, eh. Ho passato molte notti qui, dopo la peste. Non penso che rimarrò problemi qua dentro, no? Senza blindato. Credo che mi servirà questa roba. Comunque è sempre molto soddisfatto, secondo me. Hanno fatto un grande lavoro con... Vai alla stanza... Aspetta un attimo. Allora, noi... Questa cos'è? Passaporto. Le riserve non serviranno contro Delilah, anche se riuscissi a portare tutto fuori di qui. Che peccato, c'è tanto oro. Ma usciamo, dai. Finché non capirò che fare, dovrò nascondermi. Dovrei andare al porto. Tipo, per esempio, già in questa parte si nota molto di più. Dici che c'è qualcuno? C'è sta nessuno, dai.
Devo scappare da Dunwall. Sì. Cosa posso fare per aiutare mio padre? Cosa devo diventare? Cavolo. Quella è... Mi prendo un colpo. Scusami. Non meriti l'uniforme della milizia. Non avevo capito che c'era qualcuno che ci aspettava giù. Provo a scendere di qua. Questa città brulica di uomini del duca. Allora, questo raccogli. Allora, abbiamo inizio missione a monitorare se mappa da via. No. Cosa? Eppure stava succedendo qualcosa. Proprio cosa forse? Forse. Ora siamo stati fortunati, eh? Dove ti nascondi? Qua dietro. Impossibile. È potente quest'arma. Allora, penso che dobbiamo andare di là, eh? Passport. Merda. Forse è meglio. Sì. Non sprecare tutte queste. Questi proiettili. Comunque non fa niente, tanto ormai. C'è stato poco da fare. Vedete come le luci sono molto più chiare. Magari forse su YouTube, che vi rende tutto un po' più scuro, potreste notare ancora meglio, però. No, lui è. Attenzione, cittadini di Dunwall. Attenzione, cittadini di Dunwall. Da oggi Delilah Caldwin è la nuova imperatrice. Tutti salutino Delilah, la prima del suo nome. Quella è Emily Caldwin. Inoltre, sì. L'ex imperatrice Emily. Cosa è stato? Non hai via di... Ha una brutta ferita! Finiamola! No! Qualcosa si è mosso. Chissà chi era. Ti ho visto! Non serve nascondersi! No, non mi hanno visto, ce ne possiamo andare. Aspetta, dov'è? Non ci hanno visto, non ci hanno visto, dai. Vabbè, questo... Aiuto, qualcuno... Mi aiuti, ti prego! Chi? Qualcuno che reclama il nostro aiuto? Ma chi è? Ho visto, ho sentito uno che ha detto aiuto, aiuto, ti prego. L'ho sentito, ma lo sento, ma non lo vedo. Questo è. Ma stai qua dentro? No, che qua se ne possiamo scappare meglio. Apri. Stai qua dentro? No, nemmeno. Ma no, non la vedo la signora. Devo scappare. Dovrei parlare con il capitano di quella nave. E adesso come posso fare? Non è un mio problema. Ti consiglio di tornare a casa. Se non mi fate passare, il negozio andrà in rovina. Sarà un mese disastroso. Un momento. Fidati, non è il momento di stare in mezzo a una strada. Muoversi. Qua per esempio già... Aspetta. Già per esempio qui le luci sono già un po' più scure. Allora, questo non riesco a fregare. Anche se avrei dovuto borseggiare, forse. Saccheggia. Monete. Ma come stai incazzata la signorina? Pregami un attimo a questo, se no... di Dunwall! Aiutare un fuggitivo ora comporta la fe... Qualcuno è in cerca di pe... Qualcuno lì! Ok. Ho sbagliato. Non vai dalle... No, no, mannaggia, ho sbagliato. Mi sono confuso, ho parato con le due. Secondo me non è male, cioè è migliorato parecchio, soprattutto sulle luci, secondo me, perché questo comunque era un gioco abbastanza buio, secondo me. Però, scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video.